Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra carriera giocatore con Kundispa naturalmente. Allora, ci siamo lasciati nello scorso episodio con un episodio buono secondo me, perché non è andato così male, perché in due partite non si è riuscito a segnare, ma in una sì, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi. Comunque siamo a quota 19 gol in campionato e a fine di questo episodio andremo a guardare la classifica cannoniere della Serie A per vedere in che posizione siamo. Allora, siamo a metà marzo, dato che qui su FIFA è il 10 marzo, siamo esattamente ad un giorno dal mio compleanno, quindi vediamo di festeggiare il mio compleanno su FIFA segnando contro il Parma. Siamo in trasferta al Tardini, è tutto pronto, giochiamo con De Giorgio e Caio Rang. Andiamo a giocare, vamos Kun e vamos Cagliari. Dallo stadio Ennio Tardini di Parma, prima partita di questo episodio tra Parma e Cagliari. Kundispa vorrà dimostrare il suo valore anche in questa partita, quindi farà di tutto sicuramente per segnare e soprattutto proverà a me a fare un assist, perché è davvero importante. Allora, il Cagliari è undicesimo, il Parma è dodicesimo, siamo una 35, l'altra 33 punti, quindi ci dividono soltanto due punti, non sono così tanti, quindi speriamo in una partita abbastanza equilibrata e abbastanza spettacolare con tanti gol, ed è quello che mi auguro ogni volta che iniziamo una partita. In quanto Orchiera, Mauri, Linnes, Mariga del Parma, per me è tutto pronto. In quanto Daniele Dossena ha 30 anni, che non va a ritiro a fine stagione, penso. Comincia quindi la sfida del Tardini. Prova a rubargli il pallone. Kundispa recupera palla, bravissimo. Serve Caio Rangel. Caio Rangel va. Sei un coglione, Caio Rangel. Kundispa col destro, la fucilata parata da Mirante. Serve Caio Rangel, serve De Giorgio. De Giorgio ancora dentro per il Kun. Saluto numero. Kundispa col destro, la parata di Mirante ancora. Occhio, Waris in aria. Waris col sinistro. Calcio di rigore per il Parma. Ingenuità del nostro difensore Benedetti. Ingenuità di Benedetti, che viene anche ammonito giustamente. Calcio di rigore per il Parma. Cragno contro forse Waris o Mariga, uno e due. Waris contro Cragno. Dai, portierone, buttati a destra che la prendi. Buttati a destra. Il tiro incrociato alla sinistra del portiere. Segna Waris il gol del vantaggio per il Parma al 23esimo. Forse anche meglio così, così la partita almeno si è sbloccata. Kundispa di testa perde Giorgio. Di testa le prendiamo tutte noi. La palla è per Hutchinson. Poi il Kun. Ancora per Hutchinson. La richiede dentro il Kun. Prova il numero. La palla sul sinistro. Grandissimo gol. Gol mancino. Kundispa ammutolisce Ennio Tardini. 1-1, il pareggio del Cagliari. Rivediamo l'assist di Hutchinson, poi la finta col sinistro e poi ancora col sinistro la palla che batte Mirante per il pareggio del Cagliari. 20esimo centro stagionale. Kundispa per Caio Rangel. Vediamo se sbaglia ancora. Bravo Caio Rangel. Kundispa per Ekdal. La palla dall'altra parte per De Giorgio. De Giorgio, sei una un'emerita testa di cazzo. La palla è dentro. Kundispa ci prova. La parata di Mirante. E finisce qua il primo tempo. 1-1 tra Parma e Cagliari. Un'ottima partita giocata da entrambe le squadre. Forse noi appena più pericolosi di loro. Comunque andiamo alla ripresa, sperando di portarsi a casa tre punti importantissimi per la classifica del nostro Cagliari. Kundispa intelligente, prende palla col destro, la parata di Mirante. Waris la traversa, che salva il Cagliari. Per Balzano, ancora Balzano, richiede il Kun. La alza per la testa di Radovanovic. Niente da fare. La palla per il Kun, bella palla. Kundispa, calcio di rigore. Grossa ingenuità qui. No, punizione dal limite. Deve arrivare minimo il giallo. È arrivato un pallaccio, è arrivato anche rosso, ultimo uomo, giustamente, giusto. Giusto, bravo arbitro. Col sinistro la parata di Mirante. Occhio, il palo ancora. Madonna che confusione. Finisce qua. Finisce 1-1. Il Kun festeggia il suo compleanno con un gol, che va più che bene comunque. Festeggiamo in anticipo il nostro compleanno.
E andiamo alla seconda partita. È arrivato solo un gol, ma siamo arrivati a quota 20 in campionato e siamo a metà marzo. E secondo me è tanta roba. Andiamo alla seconda partita di questo episodio. Non so contro chi la giocheremo. Questi qua sono gli obiettivi che avevamo per queste quattro partite. Dovevamo segnare almeno un gol, ne abbiamo fatti tre. La percentuale è uguale a quella che abbiamo fatto e la valutazione media invece è più bassa, quindi perdiamo due obiettivi su quattro. C'è una piccola pausa di... sarà per le nazionali naturalmente. Partita contro la Roma. Vediamo se il mister ci fa giocare. Speriamo, speriamo, speriamo. Dai, dopo 20 gol in campionato non puoi non farmi giocare. Allora, 6.0 valutazione, un gol, un assist e il 10%. Questi qua sono gli obiettivi minimi, i più bassi. E gioca il Kun con la Roma in casa al Sant'Elia. Vediamo l'email, giocatori impegnati con la nazionale. Noi non ci chiamano perché io non sapevo neanche potesse arrivare la convocazione della nazionale e me l'avete scritto voi. Allora, scegliamo, sì, queste maglie vanno bene. Tempo sereno, va benissimo. Andiamo a giocare contro la Roma, Cagliari Roma, tutto pronto. Forza Kun, forza Cagliari. E speriamo di fare una grande gara. Seconda partita di questo episodio, Cagliari-Roma, partita di campionato. Siamo al Sant'Elia e speriamo davvero di assistere a una partita ancora più spettacolare di quella contro il Parma, dove sono arrivati solo due gol. Speriamo qui di fare il colpo. Allora, la Roma è 47 punti settima, noi siamo 12esimi a 36. Non ci dividono tantissimi punti. Speriamo davvero di fare del nostro meglio, perché come ben sapete, contro le grandi, questo Cagliari si esalta. Ecco qua le squadre per i rispettivi saluti alle tifoserie. Adesso si stringono le mani. È inquadrato qua Pjanic, Emanuelson, Nainggolan, che non somiglia un cazzo. In quanto Morgan De Sanctis, che ha la tenera età di 40 anni e gioca ancora. E possiamo cominciare. De Giorgio, vediamo se lancia il Kun per la palla. Che cazzo, troppo lunga. Vai Kundispa, saltalo. Se ne va il Kun. Viene fermato, ma si guarda questo calcio d'angolo contro Manolas. E qua il cross. Ma che cazzo, Ekdal, De Giorgio. La palla per il Kun. Per la palla, saltalo. Dai, mamma mia. Salta anche il portiere Kundispa. Adesso va a esultare. E fa esplodere il Sant'Elia, 1-0 Cagliari. Che bell'assist di De Giorgio. E il Kun furbissimo salta in velocità De Sanctis. E poi ho avuto una paura che la palla non entrasse. 1-0 Cagliari. La rete ancora del Kun. Rivediamo col mancino. Piano piano, non può arrivare Castan, che ci prova fino all'ultimo. E finisce col primo tempo 1-0 Cagliari. Grandissima partita di tutto il Cagliari, ma soprattutto di Kundispa, che sta trascinando questa squadra. Si ricomincia. Occhio al cross per destro. No, Pjanic, De Rossi, Dodò. Ma che cazzo fate, destro? Ma vaffanculo, che difesa di merda. 1-1, il pareggio della Roma al 57esimo. Pareggio non meritato, perché alla fine è quasi il primo tiro della Roma in porta, quindi va bene così. La rete di destro, ma la nostra difesa, guardateli, davvero. Che teste di minchia. Ekdal per il Kun, che si muove bene. Prova a entrare in aria col destro. Ho perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Mamma mia. Occhio, la palla dentro. Bravo Cosa cazzo fai, De Giorgio? Cioè, gli ridai la palla, ma tu ti droghi. De Giorgio per il Kun. Uno contro uno, saltalo. E fallo, arbitro. Porca puttana, andava in porta. Che cazzo fai? Ma guardateli. Finisce qua, arriva un altro pareggio. Stavolta però arriva contro una grande squadra come la Roma, quindi possiamo anche accontentarci, ma gli errori difensivi della mia squadra sono davvero ridicoli, quindi mi brucio un po' per quello. Fatto sta che segniamo il nostro secondo gol consecutivo e si vola a quota 21. Quindi andiamo alla terza partita, speriamo di fare ancora meglio. Allora, avviciniamoci alla terza partita. Giochiamo contro la Fiorentina. Vediamo se giochiamo titolari. No, un miracolo, forse perché siamo troppo stanchi, quindi il mister ci preferisce. Oh, Maleo Simpallao, rompiti il ginocchio. Si fa male Radovanovic. Siamo andati vicini. Vinciamo comunque 1-0 in casa della Fiore. Mamma mia, tanta roba. Adesso andiamo a guardare comunque l'infortunio di Radovanovic. Speriamo non sia nulla di grave. E c'è la partita contro il Milan.
vediamo se potremo giocarla. E poi c'è il mio derby personale col Catania. Giochiamo col Milan. Allora, vediamo. Caio Rangel fuori 2 mesi. Godo, perché sei scarso, madonna, sei scarsissimo. E invece Radovanovic, un infortunio, mamma mia, gravissimo. Un giorno fuori, un giorno. Allora, andiamo a giocare contro il Milan. No, non so quale maglia scegliere. Vediamo questa contro la bianca. Sì, giochiamo così. Tempo sereno, meno male, De Giorgio. Kundi Spesuella, un altro fenomeno. Ma João Pedro non c'è più. Va bene così, giochiamo. Andiamo per Cagliari Milan. Altra big di questo campionato. Forza Cagliari, forza Kun. Andiamo. Dai. Cagliari, Milan, Sant'Elia, siamo in Sardegna per questa partita di campionato, tra il Cagliari e il Milan, tra il Cagliari, quello trascinato fin qui da Kundispa, il Cagliari non si vede neanche più, siamo siccome 11esimi, comunque il Milan è secondo a 63, quindi è davvero una delle squadre più forti di questa Serie A. Speriamo davvero di fare un'ottima gara, magari per provare a fermare questo Milan che vola in classifica. Inquadro qui Astori, il nostro capitano. Inquadro anche Cragno, non ho visto ancora Kundispa, forse era nelle retrovie, non me ne sono accorto. Inquadro qui la curva del Cagliari, qui iniziamo subito a giocare, non perdiamoci in chiacchiere. Il 30 di questo Cagliari è Suella, De Giorgio, Kundispa, è tutto pronto. Cominciamo. Inquadro come al solito Alex, me lo fate notare anche voi che inquadrano sempre solo Alex. Oh, che brutto fallo, madonna. Stai a te, non fare sti falli dopo 2 minuti. Ammonito subito Murru, bravo coglione, bravo, complimenti. Complimenti, complimenti Murru. La chiede dentro il Kun, uno contro uno, numero su Alex ed Esciglio, se ne va il Kun. Prova il cross, ma vaffanculo perché non ci va mai nessuno quando prova a fare gli assist. Kundispa, bravissimo. Vai Ekdal, la palla per il Kun. Uno contro uno con Didac, se ne va Kundispa, è rapidissimo. Kundispa fino in fondo, proverà il cross. Tutte lui le prende. Oh. Onda, la palla dentro, il tiro, palla fuori De Jong, meno male. Si salva il Cagliari. Finisce col primo tempo, 0-0, partita di merda, dove i nostri difensori giocano da schifo, tutta la squadra, non riusciamo a fare niente perché gli altri giocano male. Andiamo al secondo tempo, sperando di fare un secondo tempo molto migliore, ma dobbiamo sperare che tutta la squadra si svegli. Kundispa per De Giorgio. Si è fatto male De Giorgio. Sei un'emerita testa di cazzo. Non so se sei andato addosso tu. Ti fai anche male. Kundispa prova a saltare De Sciglio. Se ne va il Kun. Fino in fondo, prova il cross col mancino. Non ci credo. Gli assist non me li fanno fare. Bel cross del cazzo. Kundispa al volo, che schifo. Kundispa bravissimo. Serve Ekdal. Popescu, la palla larga, la mette in mezzo, mamma mia che volo avevo fatto. Occhio, ma che perché? Per quale motivo rinviate sempre fuori? Che oh, Kundispa bravissimo, l'appoggio di prima per Suella. Suella larga per Murru, la palla dentro, no, ma mi ha spinto e mi sono fatto anche male. Non ci credo, infortunio per il Kun, che sicuramente sarà costretto ad uscire. Mocerino dentro la palla per El Shaarawy, bravo Cragno. L'infortunio è sparito, quindi è nulla di grave. Buono, buono. Occhio al cross, occhio a Faraone. El Shaarawy. Cross in mezzo. Mocerino, vaffa, è proprio lui. Il figlio di Tutankhamon. El Shaarawy, il Faraone al 90esimo porta in vantaggio il Milan. Una grande difesa comunque, grandissima difesa. Arriva una sconfitta. Brutta questa sconfitta perché il Milan si è attaccato molto di più di noi, però a prendere un gol al 90esimo su una disattenzione come al solito della nostra inguardabile difesa non ci sta. Vince il Milan 1-0 in casa del nostro Cagliari. E ci rifaremo nel prossimo episodio. Allora, portiamoci al giorno della partita contro il Catania che giocheremo nel prossimo episodio, dove non giochiamo, quindi la simulo adesso. Volevo giocarla sinceramente. Gioca Marco Sau, gliela gufiamo, no, vediamo se si rompe da solo. Esce, però non segna, vince, segna Popescu e vince il Cagliari 1-0.
C'è la partita col Genoa che sicuramente poi giocheremo noi ma nel prossimo episodio. E adesso, prima di concludere l'episodio, voglio... sono finite le partite, abbiamo segnato un gol, 33% realizzazione e il 6.40. Volevano il 6.0, va bene. Ok, per queste partite vogliono gli obiettivi base. Sono partite contro Genoa, Udinese, Sassuolo, Inter, 6.0, un gol, un assist e il 10% di percentuale di realizzazione. Allora, aggiornamenti di Giorgio, rotto 2 mesi, quindi vediamo se il mister magari prova a cambiare modulo facendoci giocare con Marco Sau. Gioca Sau esterno e noi giochiamo prima punta. Tanta roba, finalmente giochiamo con Marco Sau. Ecco qua quindi la classifica capocannoniere. Ci mancano 9 gol per il nostro obiettivo personale, che è l'obiettivo che vi sono preposto con tutti voi, di raggiungere quota 30, che è davvero difficile, ma noi ci proveremo. Siamo capocannoniere della Serie A ad aprile. Adesso basta, va bene così questo episodio. Mi sono divertito, sono riuscito a segnare i miei 2 gol. Volevo fare qualcosa di più con la partita col Milan, ma ci faremo nel prossimo episodio, ne sono più che sicuro. Ragazzi, se il video è finito, come al solito vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento rispondendo alle domande che vi farò alla fine del video. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, nei giorni preferiti. Passate il link qui sotto in descrizione per seguirmi su tutti i social e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ah, non dimenticatevi che oggi è già uscito il nuovo episodio su Outlast, il DLC di Outlast, che fa ancora più paura. Bella! Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop.